Diciamo che tutte le partite sono importanti in questo momento, bisogna fare più punti possibili per raggiungere il nostro obiettivo, cioè la salvezza, quindi sì, è una vittoria molto importante che sicuramente ci tira su di morale, veniamo da ottimi risultati ultimamente, quindi è stata una bella soddisfazione. No, assolutamente no, penso che già avevo parlato con Gigi che tutti e due siamo rigoristi, si faceva una testa, questa volta toccava a me, senza problemi ho preso la palla e ho calciato il rigore. Senza timore, senza niente, ci mancherebbe. Sì, penso di sì, comunque il mister ha veramente un ottimo rapporto, cioè, parliamo di continuo, cioè, ha sempre detto che è merito di giocare, sono scelte sue ovviamente, chi fa scendere in campo, in questo momento è toccato a me, penso che ho risposto bene a lui, quindi è un'ottima cosa. E per quanto riguarda la partita di Varese, cioè, è normale, uno quando è dalla panchina non sempre va al massimo, quindi quella partita è andata un po' così. Ma io penso che non ho problemi di fare questa categoria, cioè io penso che un giocatore o una persona deve sempre puntare in alto, se non punti in alto secondo me non vai da nessuna parte. Quindi io credo che la posso fare tranquillamente questa categoria e penso che lo sta anche dimostrando. E sicuramente vabbè, se sei sotto la curva sud più o meno sei obbligato ad andare sotto, tutta la gente, tutto il calore ci mancherebbe, è la prima cosa che ho pensato. Sì, secondo me la forza sta nel gruppo, poi come singoli io credo che ognuno di noi merita queste categorie, ognuno di noi non è meno forte rispetto all'Empoli o alle altre squadre, la nostra squadra merita di stare in questa categoria, anche singolarmente, quindi penso che oltre il gruppo anche i giocatori per sé. Diciamo che gara non esiste, tra virgolette, diciamo che siamo professionisti e quando siamo chiamati in causa dobbiamo sempre dare il meglio, cioè siamo obbligati a farlo. Per la città, per la squadra e per il lavoro che facciamo. Non so se avete visto anche la partita contro il Pescara, i falli mi sono sempre fischiati contro, mai a favore. 90 minuti non mi hanno fischiato un fallo contro il Pescara, oggi nemmeno. Non so se gli arbitri mi vedono grande e grosso e dicono vabbè, non è mai fallo, però comunque la maggior parte dei contrasti sono sempre a favore mio, visto la stazza, però sono quasi tutti falli che non sono fischiati. E non so il perché. La partita contro il Pescara era una cosa che non mi era mai successa. 90 minuti senza un fallo a favore. Quindi. Ma chiedete chi ha dato il gol? No, sicuramente la città, la squadra e la mia famiglia.